Siamo agli sgoccioli di questa stagione di Oroscopando. Ebbene sì, anche questa stagione volge al desio, come spettacolando per le radio ovviamente. Ormai non ci sono più i radio, chissà, chissà se il prossimo anno starò sempre alla stessa radio, forse farò qualcosa di nuovo. Ai posteri l'arto sentenza. Comunque cominciamo subito con Oroscopando, dicendo che questo oroscopo lo potete vedere da oggi su www.spettacolando.it e poi su Teletipo Teleroma 2 sul canale 89 119 622 del digitale terrestre, quindi da lunedì alla domenica alle 23:30. Detto questo, questo è l'oroscopo che va dal 16 luglio al 22 luglio. Cominciamo subito col segno dell'Ariete, un segno di fuoco. Dovresti in questa settimana lasciarti andare alle nuove relazioni senza pensare all'avvenire e progettare scenari matrimoniali. In questo momento la tua idea di futuro è molto confusa e potresti deludere la persona che ti è accanto. Sei ribelle e in quanto tale devi evitare di costruire quello che non è costruibile. 4S. Toro, segno di terra, sono importanti nuove storie, ma il consiglio è quello di ufficializzare i nuovi amori e progettare qualcosa di bello e duraturo per il futuro. Inoltre, attento o attenta ai litigi con gli ex, potrebbero portare denunce e dispute legali dove tu non avresti la meglio. 4S. Gemelli, se sei single e hai intrapreso da poco una nuova storia, non farci troppo affidamento. In questo momento è meglio puntare su affetti solidi che ti rendono più sicuro di te. Inoltre, se hai un rapporto da tempo, farai progetti a lunga scadenza perché a te piace non annoiarti e mettere nero su bianco quello che farai nei prossimi mesi. 5S. Gemelli, segno d'aria. Andiamo al segno del Cancro, segno d'acqua. È possibile che tu in questi giorni abbia una nuova emozione che ti rende forte nei confronti del futuro. Se sei con una persona da tempo, potresti chiarire le cose che non sono andate, oppure rimandare il chiarimento dopo l'estate. Il consiglio è quello di aggiustare le cose e di non arrabbiarsi per niente. 4S. Leone, segno di fuoco, c'est moi. Se non incontrerai l'amore di una vita, avrai sempre l'opportunità di incontrare un'amicizia che somiglia ad un amore e non ti sentirai più solo e abbandonato. Inoltre, in questo periodo devi stare attento alle persone che vogliono vederti infelice per il gusto di farti del male. Fregatene e vai avanti per la tua strada, fiero o fiera del tuo aspetto regale. 4S. Vergine, segno di terra, sarai sensuale più che mai e potrai riparare ad un rapporto che negli ultimi tempi scricchiolava un po'. Venere ti aiuta a trovare sempre una soluzione anche in un rapporto difficile dove l'altro o l'altra si sente un po' privato del tuo amore. Spesso sei latitante in amore per il lavoro che per te è al primo posto. 4S. Bilancia, segno d'aria. Devi acquisire maggiore fiducia in te stesso. Inoltre non puntare troppo sulle nuove relazioni perché non hanno garanzia di durata. Limitati per ora a vivere allegramente cercando di rasserenarti dopo un periodo di stress che ti ha portato ad affrontare argomenti scottanti nella tua vita. 4S. Scorpione, segno d'acqua. Attenti alle relazioni inutili in cui potresti incappare facilmente perché sei preso da una forte sensualità che ti spinge a sperimentare con chi ti piace. I nuovi amori sono fatti per giocare, evitando di fare progetti a lunga scadenza di cui potresti pentirti. Limitati all'istinto e non alla ragione. 4S. Sagittario, segno di fuoco. Attento o attenta a non farti travolgere da un problema di coppia. Agisci con leggerezza anche nelle questioni più spinose e lasciati alle spalle ciò che non è andato nel rapporto a due. Per il resto, tra qualche giorno potrai iniziare la tua vacanza in coppia e contare su emozioni stratosferiche e su un'estate da incorniciare. 5S. Capricorno, segno di terra. La parola d'ordine è progettare, costruire un futuro a due degno di nota. Lo farai, caro Capricorno, e avrai l'entusiasmo necessario per ufficializzare una storia e renderne partecipe tutto il mondo. Grande spazio all'amore e pronto o pronta per andare a convivere con una persona che ti convince pienamente. 5S. Acquario, segno d'aria. Le relazioni in essere non convincono più. Ormai ti sembra di essere insieme ad un amico o ad un'amica e questo non va bene. Manca la passionalità nel rapporto a due e soprattutto non hai voglia di fare sesso con chi hai accanto da tempo, ma in generale non è un periodo hot per te. Aspetta momenti migliori. 3S. Pesci, segno d'acqua.
Questi giorni non portano ad una risoluzione in amore. Avrai voglia di chiarire con il tuo partner le tue mancanze, le sue mancanze nei tuoi confronti. Anche se sei single e conoscerai nuove persone, non fare molto affidamento su queste, perché il mese migliore per l'amore è agosto. Ora stai a guardare senza rovinare quello che hai costruito nel tempo. 3S. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che va dal 16 luglio al 22 luglio. Vi ricordo che lo potete trovare da oggi su www.spettacolandotv.it oppure su Teletv, Teleroma 2, e canale 89 119 622 del digitale terrestre. Da questa sera, quindi da lunedì a domenica, alle 23:30. A me non resta altro che salutarvi e aspettarvi per il prossimo Oroscopando. Ciao ciao, bye bye!